Se tua moglie vuole una sigaretta, dalle un bacio. Meglio un bacio che una sigaretta. AIDS. Se ne parla ogni giorno, spesso in termini di terrore e di caccia alle streghe. 33 si propone di fare il punto su basi scientifiche e cliniche. Circa un annetto fa ho cominciato a perdere di peso e giramenti di testa, così abbiamo fatto le prime analisi e il risultato che poteva essere così. Poi con analisi più specialistiche. Questo è quanto accade in un soggetto normale ogni volta che subisce un'aggressione da parte di un agente infettante. Contro questo corpo estraneo, l'animazione lo rappresenta colorato in violetto, muovono i linfociti, globuli bianchi del sangue preposti alla difesa dell'organismo. Si chiamano helper, cioè aiutanti, collaboratori. Collaborano infatti con altri linfociti chiamati S, suppressor, la cui funzione è appunto quella di sopprimere i corpi estranei. I linfociti H e S lavorano dunque in perfetta armonia. In un soggetto malato di AIDS, l'infezione distrugge questa prodigiosa organizzazione di difesa. I linfociti H si infettano e scoppiano, e i linfociti S non riescono più da soli a fronteggiare e distruggere l'infezione. Fu soltanto nel 1983 che il virus dell'AIDS venne isolato. In America dal professor Gallo del National Cancer Institute di Bethesda e in Europa dal professor Montagnier dell'Istituto Pasteur di Parigi. Vi sono dei segni clinici, o la febbricola, il dimagramento, la diarrea, il prurito, le sudorazioni notturne e soprattutto la comparsa inspiegabile di linfonodi grossi e dolenti al collo, alle ascelle, all'inguine o in altre sedi. Questa animazione mostra la circolazione nel sangue dei globuli bianchi. Sono molti miliardi. Hanno la facoltà di spostarsi per proprio conto in ogni direzione del circolo sanguigno, navigando anche controcorrente e passando attraverso le pareti dei capillari più sottili. Ecco come i globuli bianchi raggiungono i globuli rossi malati o vecchi o degenerati e le cellule estranee all'organismo, batteri o virus. Le disgregano e, simili a una ameba, le inglobano. I globuli bianchi rappresentano dunque i principali strumenti di difesa dell'organismo nei confronti di agenti esterni e in particolare di agenti infettivi. Li eliminano direttamente o attraverso la produzione di anticorpi. Questo è quanto accade in un organismo sano. Immaginiamo ora un'officina che fabbrichi le proteine necessarie alla vita dei globuli bianchi. Nel caso di AIDS, la produzione aumenta, stimolata proprio dalle infezioni ripetute contro cui si dirigono, come una forza di intervento, i globuli bianchi. Ed ecco che il virus va ad aggredire il globulo bianco.
Nella prima fase dell'aggressione, il virus, una volta penetrato all'interno del globulo bianco, si libera del proprio involucro. Ne fuoriescono due elementi che, accoppiandosi tra di loro, daranno poi vita a due elementi gemelli. Sono essi che andranno a innestarsi, a integrarsi nel cromosoma del globulo bianco, al quale aderiranno perfettamente. A questo punto i due elementi gemelli del virus inducono il globulo bianco a fabbricare, come fossero le sue proprie, le proteine necessarie alla sopravvivenza del virus. Il globulo bianco insomma impazzisce e si mette a fabbricare febbrilmente le proteine del virus. Così, invece di costituire l'elemento di difesa contro l'infezione, il globulo bianco impazzito ne determina la proliferazione. Questo meccanismo, moltiplicandosi ovunque, dissemina ovunque le proteine del virus, provocando la distruzione dei globuli bianchi. Chi quindi è colpito da questa malattia va progressivamente, qualche volta molto lentamente, qualche volta nell'arco di mesi o addirittura di anni, va progressivamente incontro a una diminuzione del numero e della capacità funzionale di queste cellule. Quindi diventa un soggetto che è molto esposto a contrarre tutta una serie di infezioni, anche molto gravi, infezioni cosiddette opportuniste, perché sono quelle sostenute da microorganismi che sfruttano particolari opportunità, altrimenti non attecchirebbero. Questi soggetti quindi vanno incontro a tutta una serie di infezioni e anche all'insorgenza di tumori. In questo clima di catastrofismo si teme che l'AIDS venga trasmesso attraverso mille veicoli. In realtà i veicoli di trasmissione quali sono? Credo che questa domanda sia molto opportuna, perché si parla forse troppo spesso di come si contrae l'infezione e si parla troppo poco frequentemente di come non la si prende. Questa infezione non la si prende attraverso dei contatti sociali, relazionali, normali. Voglio dire, non la si contrae dando la mano a una persona, abbracciandola se la si incontra per la strada, baciandola sulla fronte o sulle guance, usufruendo dei medesimi servizi igienici, andando al bar e bevendo in una tazzina anche al limite non ben lavata, mandando i bambini a frequentare le piscine o le palestre, mettendo la mano su una maniglia su cui è stata messa in precedenza la mano di un soggetto infetto. Ecco, tutte queste pratiche abituali, normali, della vita di relazione di tutti i giorni non si sono rivelate idonee a trasmettere l'infezione. Si sono invece rivelate idonee le due vie che prevedono o lo scambio di sangue o il rapporto sessuale. Sangue e sesso, queste sono le due uniche vie che oggi che a tutt'oggi sono dimostrate idonee a trasmettere l'infezione stessa. In Italia il primo caso di AIDS venne segnalato nel giugno dell'82 su un omosessuale milanese rientrato da una lunga permanenza negli Stati Uniti. Da allora, la più recente statistica segnala 525 casi, 443 uomini, 82 donne. I decessi assommano al 55,6% del totale. In Europa vengono segnalati 3.735 casi, 1.050 in Francia, oltre la metà su immigrati da paesi africani, 675 nella Germania federale, 512 in Inghilterra. Negli Stati Uniti, la nazione del mondo occidentale maggiormente colpita, vengono segnalati a tutt'oggi 35.000 casi, di cui il 73% di omosessuali o bisessuali e il 17% di tossicodipendenti. Si calcola inoltre che vi sia 1,5 milioni di portatori sani, soggetti cioè che hanno contratto il virus ma non ne lamentano manifestazioni cliniche. San Francisco, New York e Los Angeles sono le città dove più circola la malattia. In una statistica mondiale, oltre la metà dei colpiti muore entro 2 anni.
Già dagli anni 60 l'AIDS esiste in forma endemica nei paesi dell'Africa equatoriale. Nella quasi totalità i malati sono eterosessuali. Dottor Galli, l'ipotesi più accreditata è che la malattia nasca in Africa tra gli eterosessuali. Beh, nasca in Africa probabilmente come possibile trasmissione di un virus della scimmia all'uomo. Come sappiamo, tutti i virus del gruppo di cui fa parte il virus dell'AIDS hanno degli analoghi nella scimmia. Nella scimmia allo stato selvatico. Viene naturale ed è logica l'ipotesi che ci possa essere stata una trasmissione e un successivo adattamento, una successiva trasformazione di questo tipo di virus nell'uomo a partire appunto dalla scimmia. Dall'Africa, via Haiti e i Caraibi, l'AIDS giunge in America. I primi casi vengono identificati nel giugno dell'81. CDC, Center for Disease Control di Atlanta, l'ente federale americano che controlla la diffusione delle malattie infettive. Nel giugno dell'81 il CDC segnala che in un solo mese sono stati censiti 41 casi di due malattie poco frequenti. Un tumore della pelle, il sarcoma di Kaposi e la polmonite da pneumocystis carini. Tutti e 41 i soggetti colpiti sono omosessuali maschi delle aree urbane di New York e Los Angeles. Di essi, un terzo sono morti. È la prima segnalazione del cedimento delle difese immunitarie dell'organismo, l'AIDS, come viene denominato, Acquired Immune Deficiency Syndrome. Un anno dopo, gli omosessuali colpiti da AIDS sono saliti a 281, cui si sono aggiunti 30 tossicodipendenti. Il 9 luglio 1982 viene censita la presenza di 34 casi di AIDS nel sobborgo più povero di Brooklyn, quello dove si è insediata la recente immigrazione da Haiti. Nell'atmosfera di panico che sta dilagando per tutta l'America, ogni settimana vengono segnalati da 50 a 60 casi di probabile AIDS, gli abitanti del ghetto haitiano di Brooklyn vengono messi in stato d'accusa come portatori dell'epidemia. Se la prendono con noi perché siamo una minoranza. Les homosexuels américains qui sont allés délibérément en Haïti porter cette maladie parce... La verità è che sono gli omosessuali americani che sono andati a Haiti e vi hanno portato la malattia in seguito ai loro rapporti con gli haitiani poveri, quelli senza un soldo in tasca e incapaci di respingerne le proposte. Qui in America adesso siamo le vittime di una discriminazione, soprattutto perché Haiti è un paese negro e povero. A metà dell'83 l'AIDS viene identificato su due omosessuali danesi che avevano soggiornato a lungo negli Stati Uniti. Sono i primi casi di AIDS segnalati in Europa. Via via la malattia si diffonde, colpendo in larghissima maggioranza omosessuali e tossicodipendenti. Perché proprio loro? Omosessuali in quanto il rapporto di tipo omosessuale è più traumatizzante di altri, i tossicodipendenti che vanno incontro quando usano la siringa in comune a ripetute, reiterate microtrasfusioni di sangue dovute alla piccolo numero di globuli rossi e di plasma che resta nella siringa che usano in comune. La più recente statistica europea segnala che su 3.735 casi il 67% è costituito da omosessuali o bisessuali, il 12% da tossicodipendenti, il 4% da emofiliaci, il 3,2% da figli di madre tossicodipendente, il 2% da politrasfusi. In Italia invece i più colpiti risultano i tossicodipendenti. Secondo una statistica del Censis, il numero di tossicodipendenti oscilla tra 180 e 240.000. 285 si sono ammalati di AIDS. Su oltre un milione di omosessuali, i malati di AIDS sono 145. 27 i casi pediatrici, la percentuale europea più alta. 14 emofiliaci, più 10 politrasfusi.
17 eterosessuali. Unico tra i paesi colpiti dalla malattia, l'Italia segna una percentuale più alta tra i tossicodipendenti, la categoria più colpita. Certo, il tossicodipendente già da sempre era abituato a sacrificare molto in funzione della droga. Il tossicodipendente per la droga era disposto a rinunciare a una sua credibilità sociale, alla famiglia, spesso al lavoro, anche alla salute. Quindi per il tossicodipendente l'AIDS è forse un problema in più, il problema più serio, il problema più grave, ma un problema in più in una logica che partiva dall'accettazione di tutta una serie di problemi sull'altare della droga stessa. Qual è l'atteggiamento dei tossicodipendenti nei confronti di questa malattia? Ma sono piuttosto indifferenti. Pensano che è una cosa magari che può capitare a qualcun altro, ma non pensano che gli possa succedere, insomma. Cioè, un atteggiamento fatalistico? Sì. Nessuna maggiore precauzione, non so, con le siringhe, per esempio? No, io non ho visto nessuno pigliare precauzioni particolari per paura di prendere la via. AIDS, informazione e prevenzione. Vogliamo farti sapere di che cosa si tratti esattamente e quali rischi può nascondere un'ora di piacere con un partner casuale. Non vogliamo né spaventarti né importi delle regole di comportamento, ma semplicemente informarti. Il primo caso di AIDS tra gli omosessuali si è registrato nel nostro paese nell'83. Qual è stato in seguito l'atteggiamento degli omosessuali di fronte a questo problema? Ma il primo atteggiamento credo sia stato di perplessità prima di tutto, perché ancora non ci si era resi conto bene di quello che stava succedendo. Poi via via è stato un atteggiamento essenzialmente di paura, per cui si è scatenata una volontà, una voglia di saperne molto molto di più. Ai primi tempi sembrava che fosse quasi una barzelletta questo rimbalzo dall'America di questa malattia, sembrava un'invenzione così americana. Una barzelletta un po' macabra. Una barzelletta un po' macabra, vabbè, ho detto barzelletta proprio per dire così, un'invenzione, una notizia scoop, qualcosa di questo genere. Poi invece c'è stato il primo morto, come stava dicendo lei. E alla notizia del primo morto le cose si sono fatte anche più sono fatte più serie anche qua in Italia. Per cui credo che l'atteggiamento è stato quello di volerne sapere di più e c'è stato un atteggiamento di rifiuto quasi di ritirarsi di fronte anche alle attività sessuali che si svolgevano prima. Tra le precauzioni, il suggerimento di sottoporsi ai test del sangue è stato seguito? C'era la voglia di controllarsi, ma anche una grossa resistenza ad avvicinarsi a una struttura pubblica dove significava dichiarare la propria omosessualità, e a questo corrisponde un atteggiamento non sempre corretto, non sempre professionale da parte degli operatori sanitari, quindi del personale sia medico che paramedico. Però questa resistenza poco a poco è stata vinta dall'ansia. Ecco, quali precauzioni sono state assunte? Credo che sì, questa prudenza, questa paura abbia fatto scattare l'automatica riduzione del numero di partners, o perlomeno non necessariamente poi la fine della volontà di avere dei partners, quindi si è continuato a cercarsi, eccetera, però è un po' come, che ne so, i negozi un po' prima delle feste natalizie, dove c'è molta gente per la strada e poca gente che compra, insomma. In Italia vengono eseguite ogni anno 1.300.000 trasfusioni di sangue o derivati del sangue. Gli emofilici e i politrasfusi sono considerati classicamente una categoria a rischio di AIDS perché è stata osservata una incidenza di AIDS che in questi ultimi anni è aumentata progressivamente. Ed esiste un rischio effettivo? Il rischio certo esiste. Il rischio è correlato al fatto che gran parte dei soggetti che sono stati trattati dalla fine degli anni 70 ad oggi è stato trattato con dei concentrati che non erano
sufficientemente sicuri da questo punto di vista, nel senso che non erano stati, non state prese delle precauzioni per far sì che questi concentrati, che in questi concentrati venisse ridotta la carica virale. E quindi quali sono le precauzioni possibili? Si possono ipotizzare, poi adesso sono chiaramente messe in pratica man mano che le tecnologie sono, migliorano in questo senso, tre livelli di prevenzione. Un livello di studio dei donatori, uno screening accurato del sangue dei donatori, un secondo livello di studio del concentrato, cioè del prodotto finito, e un terzo studio e un terzo livello di trattamento di questi concentrati con metodologie particolari di calore umido o secco per periodi di tempo più o meno lunghi, che riduce grandemente, se non elimina, la carica virale. Con 202 casi, la Lombardia risulta la più colpita tra le regioni italiane. Il Lazio segnala 69 casi, l'Emilia-Romagna 51, il Piemonte 35. Immuni dalla malattia risultano la Val d'Aosta e il Molise. Con 137 casi equivalenti al 26% del totale, la provincia di Milano è la più colpita. 65 casi a Roma, 22 a Firenze, 19 a Brescia e Varese, 16 a Bologna, Torino e Cagliari. Va rilevata la generale tendenza della malattia a propagarsi tra gli eterosessuali delle classi più giovani. Il 77% dei casi si registra su soggetti di età tra i 20 e i 40 anni. Professor Moroni, dalle categorie inizialmente definite a rischio, gli omosessuali, i tossicodipendenti, l'infezione si va estendendo adesso anche tra gli eterosessuali. Sì, oggi attraverso soggetti cosiddetti ponte, tipo i bisessuali o i tossicodipendenti stessi che hanno un'attività eterosessuale, l'infezione sta scivolando tra la popolazione che ha delle pratiche sessuali normali e che non si è mai bucata, come ad esempio gli eterosessuali. Le dimensioni di questo fenomeno in realtà non le sappiamo, perché non ci sono studi epidemiologici che hanno preso in considerazione direttamente questo problema. Però direi un po' in tutto il mondo la percentuale dei casi di AIDS contratti attraverso rapporti eterosessuali è in aumento ed attualmente attorno al 6-7%. Più che di categoria a rischio, è giusto parlare di comportamenti a rischio. Comportamenti a rischio sono lo scambio di siringhe in comune, e questo è un appannaggio pressoché esclusivo dei tossicodipendenti. Un comportamento a rischio è la promiscuità sessuale. È un'attività sessuale vivace, comunque condotta con più partner. Maggiore è il numero dei partner non noti, più il comportamento diventa a rischio. Chi ha abitudini di questo tipo deve considerarsi un soggetto a rischio. Quindi, professor Rossi, un rischio di più da aggiungersi, per così dire, alla educazione sentimentale? Oggi come oggi, i giovani che entrano nella sfera degli anni in cui si sviluppa l'attività sessuale hanno un grosso problema di più con cui fare i conti. Grosso perché una volta contratta l'infezione non può essere eradicata ed è presumibilmente letale. Quindi bisogna che, poiché si è associata al livello di promiscuità anche eterosessuale, che la popolazione dei giovani che accumulerà nei prossimi 30-40 anni tutti i rischi derivanti dalla propria pratica sessuale, faccia dei propri ragionamenti, come io dico, di costo-beneficio e valuti i benefici rispetto ai costi. Professor Moroni, parliamo adesso della tragedia dei portatori sani. Si calcola che nel nostro paese 150.000 persone risultino contagiate dalla malattia. Molti non sanno di essere contagiati, però sono contagianti. Questo è un problema, questo è effettivamente uno dei problemi proprio di salute pubblica e di gestione, è uno dei problemi che andrebbe prioritariamente affrontato. Quindi andrebbe fatta una capillare campagna di informazione, perché tutte quelle persone che negli ultimi anni hanno seguito quei comportamenti che abbiamo definito come a rischio, cioè si sono bucati, si sono scambiati siringhe,
hanno avuto un'attività sessuale al di fuori di quella rigida della coppia, magari con soggetti tossicodipendenti o ex tossicodipendenti, ecco, tutti questi soggetti afferiscano ai centri per la determinazione della positività o meno all'HTLV3. La progressione dell'infezione tra i tossicodipendenti è sicuramente drammatica. Si va nella direzione, se non si riesce a intervenire in qualche modo, della saturazione tra i tossicodipendenti, della diffusione del virus tra praticamente l'intera categoria. Abbiamo delle zone in Italia settentrionale con più dell'80% di tossicodipendenti sieropositivi attualmente. Qual è stato, o qual è in genere, l'atteggiamento dell'omosessuale che è stato trovato sieropositivo? L'atteggiamento è facilmente immaginabile, è un atteggiamento di angoscia, non sempre di disperazione, cioè il primo momento può essere anche di disperazione, poi permane uno stato di angoscia, credo, poi si razionalizza, anche perché bene o male si capisce che essere sieropositivi non significa essere malati di AIDS. Se si riesce a razionalizzare, nasce anche la speranza che questa sieropositività non si tramuti in AIDS, poi credo che l'atteggiamento successivo non possa essere omologato, codificato, perché può essere da una voglia di attivismo, di continuare a fare forse più cose di quelle che si facevano prima, soprattutto attività fisica per non lasciarsi vincere, per non lasciarsi abbattere, da quello che può essere un atteggiamento rinunciatario, completamente rinunciatario, di non volere, di rassegnazione. Escludo che in Italia ci sia stato questo atteggiamento di volontà vendicativa di infettare gli altri, perché di questo non ho assolutamente nessuna testimonianza. Di questi 150.000 portatori sani, quanti effettivamente svilupperanno la malattia? Non sappiamo, è un punto interrogativo. Le notizie, le informazioni che ci giungono dagli Stati Uniti e anche recentemente da qualche paese dell'Europa del Nord, direi che sono abbastanza allarmanti, in quanto questi dati porterebbero a concludere che un 5-6% di questi soggetti si ammala ogni anno, quindi un terzo si ammalerebbe nell'arco di 5-6 anni. Ora, fortunatamente, queste cifre, per quanto riguarda la realtà italiana, sembrano esagerate. Noi abbiamo in osservazione un buon numero di soggetti sieropositivi da oramai 5-6 anni e assistiamo a una progressione verso la malattia in un numero di casi che oscilla tra l'1 e il 2% all'anno, quindi un 5-10% in 5 anni. Si tratta quindi di dati che sono tre volte inferiori rispetto a quelli che ci comunicano i colleghi americani o dell'Europa del Nord. Ecco, professor Moroni, il virus è praticamente immortale, cioè può restare inattivo, ma in realtà non muore. Sembra proprio di sì. Sembra proprio che l'infezione, una volta contratta, sia un'infezione per la vita. Quindi i tempi di incubazione sono infiniti. È difficile parlare di un tempo di incubazione per una malattia come questa, che va un po' al di fuori di quelli che sono gli schemi abituali della patologia infettiva. E noi sappiamo il periodo di incubazione del tifo, che è abbastanza canonico. 3 settimane dopo aver ingerito, magari con le cozze contaminate, la salmonella tifi, si fa il tifo. 5-6 giorni dopo il contatto col virus influenzale si fa l'influenza. 1 settimana dopo il contatto con uno streptococco si può fare la scarlattina. Ecco, queste regole in una infezione come questa non contano. In quanto dopo un contatto idoneo si contrae l'infezione, il virus resta in determinate cellule che sono prevalentemente i linfociti, ma non solo i linfociti, può restare silente senza dare sintomi, configurando quindi la situazione del portatore asintomatico per mesi, per anni, per decenni, ma
per quanto ne sappiamo oggi, l'infezione non guarisce, nel senso che il virus non viene mai completamente eradicato dall'organismo ed è in grado, a distanze di tempo anche notevoli, di riprendere a moltiplicarsi e di far evolvere l'infezione. Il soggetto che all'esame del sangue venga trovato sieropositivo, come deve comportarsi? Innanzitutto il soggetto sieropositivo non è un malato di AIDS. Le precauzioni da adottare sono precauzioni abbastanza semplici, che evitare quindi rapporti sessuali senza l'utilizzo di profilattici in gomma, evitare che possano esistere contaminazioni con il proprio sangue, questo basta pulire tutte le superfici che vengano accidentalmente contaminate, evitare che ci siano scambi con altri soggetti o altri componenti del nucleo familiare di rasoi, spazzolini da denti, forbicine da unghie, pettini, avvisare i dentisti e avvisare i medici durante manovre o interventi di tipo odontoiatrico chirurgico. Un altro dei doveri fondamentali sarebbe di avvisare di questo rischio tutti i partner sessuali con i quali hanno rapporti. E quali rischi corre una gestante tossicodipendente? Una gestante tossicodipendente ha una probabilità di trasmettere l'infezione al prodotto del concepimento molto elevata, sicuramente superiore al 50-60%.